Capocolonna, domenica 25 settembre 2011, 3 mesi a Natale, ore 11. Siamo qui in mezzo a tanti crotonesi, a tanta gente che è venuta ad occupare simbolicamente Capocolonna per chiedere insomma all'ENI, che oltre a prendere deve anche poter dare nella città di Crotone. Qui ci sono alcuni striscioni, gruppo emergenza occupazione Crotone e i senza tetto sono con voi. Crotone nel cuore, non facciamoci rifiutare, ai nostri figli non rimarrà niente se non piattaforme in mezzo alla corrente. Amici della Terra, Club di Crotone, che poi sono gli organizzatori. Questo manifesto è un po' girato dal vento, su questo manifesto invece si leggeva Crotone e dei crotonesi. Lì in fondo, vicino il bellissimo museo, ho visitato poco fa per la prima volta e questo è grave, dicevo, vicino sotto l'ingresso del museo ci sono alcuni amici dei Stanchi dei Soliti e tante altre organizzazioni, tante persone che privatamente sono venute qui. Una gran mano in tutto questo l'hanno data, quello che vedete adesso è l'onorevole Schifino, una mano l'hanno data grazie, una grande mano l'hanno data il ragazzo che ho appena inquadrato, Alfì, ma anche Maria Luisa Cosentino, l'architetto, oddio, del quale è questa macchina che hanno riempito di manifesti, è vero promotore, e che in questo momento, come logicamente dovevo fare la mia solita papera, mi sfugge il nome. C'è tanta gente, tanta insomma, c'è un po' di gente, la giornata domenicale, l'appuntamento alle 10 magari ha tenuto lontano qualcuno, mentre la musica appunto di Rino accompagna questo mio video e altra gente continua ad arrivare, quindi la manifestazione è sentita e alla fine ha preso, le macchine sono tante in questo piazzale, di questo uliveto, di questo giardino qui a Capocolonna, nei pressi del appunto del museo archeologico, ma anche della colonna che non è molto distante da qui. Tanti giornalisti, amici, insomma, sono venuti qui per questa protesta pacifica, c'è anche la forza dell'ordine logicamente, e poi a quanto mi dicono si farà una passeggiata, forse per raggiungere la colonna oppure il santuario di Capocolonna, per affermare insomma questa proprietà di Capocolonna che appartiene ai cittadini e non all'ENI.